Facciamo che c'è un mondo nello specchio, ci stupirà. Benvenuti al nostro guest. Papaveri parlanti, sorprese emozionanti. Facciamo che lo specchio è una porta su una realtà distorta. Vieni con me. Faccio parte del Grest di Castelcovati. In questo Grest appunto siamo divisi in due squadre, i gialli e i rossi. E questo Grest è composto da circa un centinaio di bambini e coordinato da una ventina, 25 animatori con due responsabili principali. In questo Grest appunto lasciamo libero sfogo a quello che è il gioco all'aperto e a quelle che sono le attività ludiche all'aperto nell'oratorio di Castelcovati, quindi per quanto riguarda i campi da calcio, da basket, da pallavolo, e quindi anche alternando con diverse gite che possono essere alle piscine oppure a Gardaland. Questo Grest infatti vengono divisi i bambini in tre diverse fasce d'età in base anche alle taglie ipotetiche di magliette, per esempio S, M e L. Gli S sono i ragazzi dalle elementari, dalla prima elementare fino alla terza elementare. Gli M fanno parte prendono parte i ragazzi dalla quarta alla quinta elementare. Invece gli L sono i ragazzi delle medie, quindi prima, seconda e terza media. Allora, sono diversi percorsi che possono essere suoni tipo che sia giochi d'acqua, sia se senza l'acqua, qua dopodiché spesso facciamo parecchi tornei come quelli di calcio, pallavolo, pallabollata, e poi ovviamente dipende dalle fasce d'età che li distinguiamo in base ai bambini. E ci diverte molto spesso a fare dei giochi di corsa, che i bambini si divertono a correre da una parte all'altra, perché così li facciamo anche un po' divertire. Facciamo tantissimi giochi di squadra, così che i bambini imparano a stare anche tutti insieme. E cioè, alla fine c'è il nostro gioco speciale, Angeli e Diavoli, che è un gioco di corsa tutti insieme, in modo tale che si uniscano tutti, ovviamente ci sono sempre le regole Covid. Pronti in partenza, sta per iniziare, sarà più bello se ci sei anche tu a giocare insieme a noi. Io l'aspettavo quasi come fosse il giorno di Natale. Alle nostre spalle giochiamo al gioco dell'oca. E si gioca, devi tirare un dado, si parte dall'1 e si arriva al 40. Quando arrivi a tutto 40, devi cercare un numero che si trova che c'è scritto 40. Poi chi arriva là e trova il 40, la squadra vince, è un rosso gialla. Dai, che con questi compagni vincere stavolta una sciocchezza. Clean! Stanno giocando a pallavolo. Dove giocano pure gli M e gli L. Invece noi che siamo più piccoli, che siamo gli S, giochiamo a palla bollata sotto la struttura blu. Allora, qui siamo nella parrocchia dei Santi Faustini e Giovita di Comezzano Cizzago. Comezzano ha due parrocchie, c'è anche la parrocchia di San Giorgio e Sacro Cuore di Gesù, e la parrocchia di Castelcovati completa quello che è il numero del parrocchio dell'unità pastorale, della futura unità pastorale. Quest'anno la scelta è stata fatta in base appunto alle difficoltà del momento pandemico. Abbiamo diviso il Grest sulle due realtà. Solitamente il Grest è unico a Castelcovati. Qui abbiamo trovato la disponibilità di questi 14 ragazzi nella loro prima esperienza, e che davvero ringrazio perché si sono davvero sbattuti alla grande per poter realizzare questo Grest e avere qui nel primo turno una trentina di ragazzi, nel secondo turno una poco più di 40. Quindi vuol dire che anche le famiglie qui hanno cominciato a capire la bellezza di questa iniziativa. La giornata è organizzata che appena arrivano facevano i balletti, poi diciamo i giochi, fanno i giochi, poi c'è la pausa, rinizia un altro gioco, c'è la merenda e mezz'oretta di gioco libero. Poi si fa l'attività e dopo verso un quarto alle 6, 20 alle 6 si fanno i balli, si prendono gli zaini e ci si accompagna i bambini al cancello. Quelli che possono andare da soli escono da soli, poi ci sono i genitori. La nostra giornata è suddivisa in giochi che si fanno all'aperto, ad esempio giochi d'acqua con i palloncini,
e una volta alla settimana abbiamo l'attività, ovvero dei laboratori che si svolgono nelle stanze dove ad esempio i bambini fanno la loro maglietta oppure un segnalibro. In un istante stiamo andando ancora male. Mi accorgo che sta succedendo. A me questo quest mi è piaciuto perché sono sempre i giochi belli che dove ti diverti. Perché ti diverti e ci sono tanti giochi da fare. È stata tutta una risata. Anche i tornei ti hanno riservato risultati assai felici. Ma vinci, ma io però giocando di arrivare primo, dico il mio bye bye e mi diverto come non ho fatto mai. E questo è ciò che conta veramente, che la classifica non conta. Ci sono gli animatori e tanti amici che conosco e posso fare amicizie. Perché se giochi il bello di giocare è quando scopri che stando insieme tutto, ciao! È quando scopri che stando insieme